Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una gran folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine, cresciute insieme con essa, la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, agli altri no. Agli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. Il significato poi della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice, credono per un certo tempo, ma nell'ora della tentazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che hanno ascoltato la parola di Dio, l'hanno accolta nel loro cuore, ma strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dei piaceri della vita, e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. È parola del Signore. Gloria a te. Parabola base è un insegnamento fondamentale, quello che noi abbiamo ascoltato questa mattina e che ci viene riferito da Matteo 13, da Marco 4, da Luca 8. La versione che abbiamo proclamata è quella di Luca, ma in tutti e tre le pericope, in tutte e tre le versioni, sempre le medesime osservazioni date da Gesù. Ci interessa soprattutto la interpretazione autentica che dà Gesù della sua parabola. Egli parla in parabole ed è tremendo quello che dice. La parabola propone una verità, però se l'audizione della verità trova un cuore attento, trova la grazia dello Spirito, e allora quella parabola si illumina e dà il senso. Ma se manca la disposizione interiore,
la grazia dello Spirito, quella parabola resta chiusa. E siccome la parola di Dio che salva, e che queste persone, pur avendo ascoltata la parola di Dio, non si salvano, perché non hanno recepito la parola di Dio nella forza prorompente dello Spirito, nella forza che sconvolge una vita e salva. Di qui il rischio che corriamo quando stiamo lontani da Dio, quando ascoltiamo e non ascoltiamo, sappiamo e non sappiamo, quando il nostro cuore è lontano dalla luce ed è lontano dallo Spirito. Allora possiamo pure ascoltare tanti discorsi, quei discorsi sono velati, non ci fanno vedere, percepire tutta la verità, e noi restiamo prigionieri del peccato, perché è la verità che ci rende liberi, come dice Gesù. A voi, dice Gesù, a voi che state vicino a me, che sono il Maestro, a voi che mi seguite, a voi è dato di conoscere i misteri del Regno di Dio, agli altri non è dato. E siccome nella conoscenza dei misteri di Dio che noi troviamo la fonte della salvezza, ecco perché corriamo il rischio, se non penetriamo nel mistero di Dio, di dannarci. Corriamo il rischio, stando pure vicino a Gesù e ascoltando la sua parola, di non intenderla, di non fare frutto, e l'albero trovato senza frutto sarà deciso e buttato nel fuoco. Cosa dice Gesù? Qui ci sono tre categorie di persone: quelle che ci interessano sono queste tre categorie negative di persone. Poi ci sono tre categorie di persone positive, secondo la versione di Matteo, di Marco, che però Luca mette tutti insieme. Sono quelle che hanno ascoltato la parola di Dio, l'hanno recepita nel cuore, l'hanno fatto fruttificare, e questa parola di Dio ha prodotto il frutto di vita eterna, dove più, dove meno. E allora vediamo un poco l'interpretazione che dà Gesù alla parabola. Premetto che vorrei che nessuno di noi fosse di coloro che vedono e non vedono, odono e non odono, cioè vedono e non capiscono niente, ascoltano e non comprendono il significato, cioè non penetrano nella luce di Dio, nella forza della parola di Dio. Il significato della parabola è questo: il seminatore esce a seminare. Che cos'è questo seme? È il seme della parola. E che cos'è questa parola? È il Verbo di Dio che viene seminato dentro di noi. È una semente del Padre, è il seme del Padre che fa germogliare i figli di Dio, come il seme degli uomini fa germogliare i figli degli uomini, come il seme delle piante fa germogliare le piante, così il seme del Padre, datore di vita, fonte di vita, il seme del Padre è il Verbo. E questo seme del Padre viene seminato dentro di noi, perché anche noi diventiamo nella parola, parola di Dio, significato di Dio, segno di Dio, figli di Dio.
Per cui quando noi riceviamo la parola, riceviamo il Verbo di Dio dentro di noi. Dirà l'Apostolo, voi siete stati figliati da Dio mediante il seme della parola seminata nei vostri cuori. Dunque il seme è la parola di Dio, è il Verbo di Dio che attraverso l'involucro della parola scende dentro di noi. Questo involucro che nasconde la parola, ossia questi semi, cadono lungo la strada. Anticamente si seminava così, come ancora nelle nostre campagne. Si solcava il terreno, poi il seminatore faceva un passo e sventagliava così metodicamente, sventagliava la semente, un passo e sventagliava. C'è tutto un arte per seminare, però sventagliando ecco che tanta semente cade sulle pietre, tanta semente cade nelle spine, tanta semente cade sulla strada. E allora i semi caduti lungo la strada sono coloro che hanno ascoltato la parola di Dio e hanno detto bene la parola del Signore. Però siccome il diavolo che esiste e gira per l'aria è il giotto della parola di Dio, perché teme che dalla parola di Dio nascano i figli di Dio, becca la parola, porta via la parola dai loro cuori. Dunque la parola già è scesa nei cuori, il diavolo penetra, rapisce la parola. Perché? Perché non credono e così siano salvate. Perché chi riceve la parola riceve la fede e la fede ci salva. E allora ecco il diavolo viene, rapisce la parola scesa nel cuore. Il cuore è duro, non fa germogliare ancora la parola, il cuore di pietra, e allora il diavolo la becca perché non produca il suo frutto. E così questi non si salvano. Seconda categoria, quelli che cadono sulla pietra, non sulla strada. La strada è aperta. Ci sono i passanti, tra i passanti ci sono i diavoli. Ci sono quelli che invece ricevono la parola come in un terreno sassoso, pietroso, con molto pietrisco. Ci sono gli anfratti nella roccia, che hanno un po' di umidità. E allora la semente scende e per poco di umidità che c'è negli anfratti della roccia, la semente incomincia a germogliare, però non trova umore sufficiente, nasce il sole cocente e brucia. Quella semente è già germogliata. Quelli della pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola. Ecco, l'accolgono con gioia e dicono queste parole di Dio. Quanta gioia! Abbiamo ascoltato l'omelia, che cose belle ha detto il sacerdote, quante cose belle ha detto. Accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, un mese, due mesi, tanto che i buoni propositi germogliano, ma ben presto viene la tentazione, il diavolo tentatore, che ci seduce, ci ristorna, ci porta lontano, ci propone altri beni. E allora costoro che avevano incominciato bene vengono meno,
dopo un po' di tempo, un mese, due mesi, tre mesi, vengono meno. Terza categoria. Tanta semente è caduta in un terreno dove ci sono spine, erbe, e terreno soffice. C'è molto umore. E la semente che ha grande forza cresce, germoglia, incomincia così a vedersi lo stelo, da buone speranze, ma ancora non c'è la spiga, o viene accennata la spiga. Nel contempo crescono le altre erbe, e siccome sono erbacce selvatiche ed hanno una forza, soffocano la semente buona e impediscono che questa metta la spiga o che la spiga accennata si sviluppi e arrivi a maturità. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si mettono già in cammino, in un cammino di perfezione, in un cammino di vita di fede, in un cammino carismatico, diciamo. E strada facendo si lasciano sopraffare da che cosa? Dalle preoccupazioni di casa, dall'amore delle ricchezze di questo mondo, dai piaceri della vita, dagli affari. Dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur guadagnare, dobbiamo pur godere un po' in questo mondo, la casa, gli affari, la famiglia, le ricchezze, il benessere, il piacere. E allora tutto questo impedisce a questi che avevano incominciato bene di raggiungere la maturità. Restano cristiani ancora infanti, ancora piccoli, che si direttano del latte e del miele, ma non sono cristiani maturi. Quanto infantilismo c'è in mezzo a noi, quante persone sono ancora nell'infantilismo spirituale. Un giorno daremo i segni dell'infantilismo spirituale e della maturità spirituale. Gesù dice che queste persone restano sempre bambini, i quali non portano frutto, si dilettano, si baloccano, ma non maturano mai, non portano frutto. Mentre il cristiano deve arrivare a maturazione. Non giungono a maturazione. Il vero cristiano è il cristiano maturo, quello che fa i frutti dello Spirito Santo, quello che è guidato effettivamente dallo Spirito Santo. Perché il cristiano vero è colui che si realizza nel Figlio di Dio, nella conoscenza e nell'amore di Dio. E non gli basta l'essere uomo, non gli basta l'istinto, non gli basta la ragione, ha bisogno dello Spirito. Lo Spirito che prende possesso dello spirito dell'uomo e gli fa gustare ciò che è buono, gradito a Dio, gli fa vivere cioè la vita filiale, la vita del Figlio di Dio. Il cristiano vero, quello maturo, è colui che vive la vita filiale e sa discernere tra ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è gradito a Dio e ciò che non è gradito, e compie sempre la volontà di Dio, perché ha le facoltà assuefatte a discernere il volere di Dio
quasi per connaturalità con Dio, per affinità con Dio, perché il cristiano vero è vissuto da Cristo, ha il pensiero di Cristo, i sentimenti di Cristo, ha lo spirito di Cristo che gli dice quello che deve fare per vivere da figlio di Dio. Questo è il cristiano maturo. Il cristiano ancora infante è colui che soggiace alle passioni, agli istinti. È colui che ancora ha la carnalità, ancora indulge all'impudicizia, indulge all'invidia, alla gelosia, alla contesa, al dissenso, all'astio, al rancore. Chi è pieno di questi frutti della carne è un cristiano ancora infante, che non cresce mai e minaccia di diventare un cristiano nano, un abortivo, uno scorbutico. Quanti cristiani sono così, nani? Crescono negli anni, ma non crescono nello spirito. Non maturano mai. E non maturando non sono capaci di generare altri cristiani. Perché l'uomo maturo è capace di generare. La donna matura è capace di generare. Ma questi cristiani restano immaturi, infanti, bambini, incapaci di maturare. Ecco perché dice Gesù, non giungono a maturazione. Ricordiamoci di questa parola, maturazione. Quello è il vero cristiano. Colui che porta i frutti dello Spirito. Colui che rivela la vita del Cristo Signore nella propria carne mortale. Colui che rivela i sentimenti di Cristo. Colui sul quale il Padre posa il suo sguardo e dice: questo è il mio figlio diletto, in cui pongo la mia compiacenza. Quanti cristiani infanti, quanti cristiani immaturi, quanta grazia di Dio sciupata, quanta semente buttata al vento. Diciamolo pure, quante effusioni sciupate, quante guarigioni sciupate. E allora il Signore ci richiama. Si richiama ad essere vigilanti e a dissodare i terreni incolto. Tuona il profeta Isaia: dissodatevi il terreno incolto, mettete la manga, l'aratro nelle zolle, dissodatevi i terreni incolto dalle pietre, dallo sciarpame, delle erbe cattive, e preparate il vostro cuore a recepire la parola di Dio. E allora che la semente cade dalla mano del seminatore e trovando una terra buona, questa semente porterà dove il 30, dove il 60, dove il 100. Qui Luca dice soltanto il 100. Gli altri due evangelisti fanno una gradazione. Comunque portano il frutto. Sono coloro che dopo aver ascoltato la parola, con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto. E allora tre cose, tre parole. Cuore buono, cuore perfetto, custodia del cuore. La parola va custodita dentro il cuore. Il cuore di Maria custodiva la parola del Signore. Ma il cuore deve essere buono. Nel cuore cattivo la parola non fa frutto, perché o ci sarà il diavolo, o ci sarà la tentazione, o ci saranno le erbe cattive che soffocano. Cuore buono è perfetto. Perfetto nell'amore. Il cuore perfetto è il cristiano perfetto di cui parla Paolo. È lo stesso che il cristiano maturo,
cristiano vero, cristiano guidato dallo Spirito, cristiano completo nell'amore, come il Padre, che è completo, perfetto nell'amore. Siate come il Padre vostro perfetto. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Perfetto non tanto nei grandi attributi, quanto perfetto nell'amore. Lui non fa distinzione tra buoni e cattivi. Egli dà, largisce i frutti a tutti gli uomini. Non fa esclusione. Ecco il cristiano perfetto, che possiede il Cristo, che possiede nel Cristo il Padre e lo Spirito, e sente come il Padre e come lo Spirito. Diamoci questo cuore buono, questo cuore perfetto. Custodiamo la parola di Dio ricevuta anche questa mattina. Dentro il nostro cuore non permettiamo al diavolo di beccare la parola. Non permettiamo alle erbe cattive di infestare il nostro campo spirituale. Non permettiamo alla tentazione di sedurci. E i piaceri di questo mondo, gli affari di questo mondo, le preoccupazioni di casa, non siano tali da impedire alla parola di Dio di germogliare e fare frutto. Esclamò Gesù: chi ha orecchie per intendere, intenda. E anche noi diciamo con Gesù: chi ha orecchie per intendere, intenda. Amen. Che la tua parola, che è scesa dentro i nostri cuori, trova disposizione buona. Ti chiediamo, Signore Gesù, la intelligenza della tua parola. Il tuo Spirito illumina la tua parola. Dia l'intelligenza della tua parola. Ti chiediamo, Gesù, di custodire questa tua parola dentro il nostro cuore, come Maria nostra madre, perché è da questa parola che germerà il frutto della nostra conversione, della nostra santificazione, della nostra fruttificazione. Signore Gesù, tu verrai a cercare i frutti, e guai a quel ramo, a quell'albero, a quel traccio trovato senza frutto, sarà reciso e buttato nel fuoco.